Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio dello Truck Simulator 2. Qui davanti a me c'è Gabri. Ciao. Oh porco. A questo punto abbiamo Gabri che si scontra. Io provo a riuscire. Ci sono i rimorchi invisibili, sennò. Allora, siamo a Innsbruck e vado a prendere un carico per andare in Italia. Mi fermo al rosso, non tanto perché mi voglio fermare, ma perché c'è il tizio. Ok. Le multe le ho levate pure io. Eh sì, ma io ho paura del tizio, cioè. Non voglio avere il camion distrutto. Ok. Perfetto, invia. Invio, anzi. No! Che è successo, Gabri? Io prendo il coso Schwerz, come al solito, il rimorchio Schwerz. Andiamo a vedere Gabri. Dov'è? Come fai a trovarti lì? Me lo devi far capire. Come fai ad essere lì? Tutta la seconda, va. Mi stai guardando come sto messo? Sì, ti sto vedendo, stai messo male. E quindi ragazzi, questo episodio è incominciato esattamente come lo scorso, con un Gabri ribaltato. Già. Come è finito? Così è incominciato quest'altro. Va bene. Dov'è che sta il rimorchio? Dov'è il rimorchio? Ok, stavolta il rimorchio l'ho preso, il mio bel Schwerz. Allora, retromarcia. Comunque, per il cambio non è cambiato. Il cambio non è cambiato. La gestione del cambio è sempre quella. Semplicemente, essendo un po' più alto adesso, è più semplice non sbagliare. Ah ok, non mi sono schiantato, già una cosa. È più semplice non sbagliare marcia, perché c'è più spazio tra una marcia e l'altra. E quindi è per forza quella la marcia. Gabriel lì, ora lo vado a trovare dal meccanico. Io ho dovuto fare per forza. Sì, per forza. L'ho visto. Ma tu devi andare qua a sinistra? Sì, dove sta andando? Vai Gabri, vai. Ti faccio passare a te, così se ti schianti un'altra volta lo registriamo e facciamo un bel episodio. Un bel episodio di Idiots on the Road. Bello, eh? Bello. Ok. Ottava. Ehi, cos'è? Ah dai, vabbè, non è possibile. Non è possibile. Ok ragazzi, qui ci sarà un altro taglio di 10 minuti dove Gabri si rimette in piedi. Ma vado un po' più veloce, sennò questo mi prende. Ah no, per fortuna non dovrei girare da sta parte. Ok, ecco qui Gabri. Tolgo un attimo il freno a mano. E possiamo anche... No, non partiamo. Non partiamo addosso a Gabri. Ok. Visuale interna. E ci risiamo. Dai, mettila questa sesta. Io sono partito a razzo. Sì, va bene. No, vabbè, io... Piccola confusione con le marce. Oh. La sesta non voleva andare, quindi... No, io ho messo il cambio a 6 marce. Basta. E quanto carico c'hai? 22 tonnellate. Vabbè, alla fine io comunque a 2 marce alla volta le cambio, non è che... Io quando c'avevo l'altro cambio partivo con la settima. Oh, che stava qua indosso? Non mica l'ho visto, il cambio, si è alzato proprio. Sì, l'ho visto pure io, una buca forse c'è. Pure qua un altro. Vado a rallentare? Oh, è vero. Le marce non vogliono andare. Va bene lo stesso. Ce la fa. Bella sta galleria. Aspettami un secondo. Dai camion, ce la puoi fare. Entriamo in galleria. In una galleria del vento. Abbassiamo anche il microfono, che ce l'avevo un pochettino alto. Qua c'è Telepass,
Speriamo. No, non c'è il telepass qua. Perché si può passare dal lato? Boh. Ah, non c'è il telepass, ma il casello ci sta lo stesso. Sì, non c'è il telepass per Vabbè, hanno passare simulato dritto. l'Italia. Ci stava anche il telepass in Italia. Vabbè. Allora. No, il telepass in Italia c'è. Sì, lo so. Però forse è in sta zona. Beh. Ma non c'era abbastanza spazio, mi ha detto, vabbè, qua leviamolo. Ma qua ancora non siamo in Italia. Siamo dietro le Alpi, come puoi vedere. Ce l'abbiamo davanti. Io volevo riattaccare il rimorchio dietro, si può fare? Ok. No! Mi ha richiuso di nuovo il telepass! Perché sono andato avanti e sono tornato indietro! Assurdo! E mo lo devi Mi ripagare. tocca ripagarlo! Cioè, vabbè. Mi tocca ripagarlo. Ma ce ne diamo conto. Vai. Di nuovo altri 61 euro di pedaggio. Mi hanno fregato oggi, oh. Oggi mi hanno proprio fregato. Ed Eurotrack. Campa così. Con i pedaggi. Eh già. Le rate del prestito sono state pagate. 7.800 euro le rate del prestito. Ah, non assai, dai. No, Diciamo, ogni viaggio che fai ti paghi una rata. sì. No, vabbè, tanto questo viaggio mi prendo 100.000. Se ci arrivo intero, Ah, è vero che tu hai preso il carico direttamente da però. Da Munchen. Nürnberg. No, che ho No, detto? da Munchen, da München Munchen. fino a Palermo, Sì. hai detto? Oh, questo sarà un episodio veramente lungo. Sì, ovviamente diviso in più parti. Anzi, ora che finalmente mi sono ricordato, vai, vai. Finalmente che ora mi sono ricordato. Ecco, Italia, bandiera italiana in vista. Ecco, così non dico cavolate. Almeno siamo in Italia. Decima, Ora sì. ok, rallento un pochettino, rallenta troppo. Stavo dicendo, metto il timer. Guida imprudente col telefonino. Timer, eccolo qua. Metto Io il faccio una timer piccola così deviazione. almeno. No, anch'io, no, no. Sto facendo deviazione perché t'ho seguito. Ma non perché mi serviva, non mi serve Ma io neanche la non mi benzina. dovevo Ma fermare, manco io. Vabbè, tanto non ci sta nessuno. Fortunatamente non ci sta nessuno, quindi. siamo in Italia e c'è il telepass. Ma l'abbiamo appena passato, non è possibile. Ah, ora ho capito perché non c'era il telepass lì. Stavolta non è una cavolata. Praticamente. Mettiamo la quarta, grazie. Praticamente quella è zona vecchia di mappa. Non è stata mai aggiornata da nessun DLC. E Ah. quindi. No, non ci stanno i telepass ancora. E secondo me prima o poi dovranno fare un DLC che tipo rinnova tutta la mappa. Ma sarà difficile fare su DLC, eh? Semmai faranno un aggiornamento che rinnova tutta la mappa. Gratis, senza che nessuno lo compri. E il fatto qual è? Che sarebbe un sacco di lavoro. E Ma col DLC poi. ce n'è di più lavoro, Sì, è vero. Però. C'è anche il fatto che. C'è un. Cioè, riescono a guadagnare, riescono a prendere un po' di spese. Ah, sì, questo Ciao! sì. A quando stai andando? 100 adesso. Perché non cambio le Io marce, quindi è 120. impossibile che vada più di 100. Io Ciao! 120. Quello là trasportava uno yacht. Ok, adesso mi sono deciso a mettere l'undicesima. Ma tu c'hai qualche skin sul tuo camion? Sì, quella di Babbo Natale. La Io non fantastica skin l'avevo. di Babbo Natale, c'è cioè, roba assurda. Troppo bella. Che tra un po' c'è. È passato così tanto tempo che tra un po' arriva di nuovo Natale. E continua a guidare questo camion. No, io mo appena mi faccio il PC me li compro tutti i DLC di Eurotrack, tutti. Comunque, tanto Eurotrack vanno spesso in sconto. Sì. Quelli delle Dodicesima, mappe li prendo su finalmente. Instant Gaming. Eh sì. Ma ora non so a che livello stai tu con i DLC, quelli che c'hai e quelli che non hai. Però
Però controlla anche se ti conviene prendere qualche bundle. Perché su Instant alcune volte tipo c'è un bundle di due, tipo 4-5 DLC delle mappe. No, delle mappe mi manca solo Francia. Ah, vabbè, allora no. Qua vorrei rallentare perché le curve alla Gabri non è che mi piacciono poi così tanto. E anche l'ha sentito il rimorchio, tra l'altro. Ok, no, posso andare, posso No, io andare. non rallento niente. Sì, ho capito, ma guarda quello là, guarda. Ciao. Piano, buono. Ok. 130 ci stava sta curva. Rallentiamo. Oh, cazzo. Con la dodicesima ancora ci sta. Magari scarico. No, io mi sto per ribaltare, mi sto per ribaltare io. Ok. Questa Sì, pure. però mi sa che qua devo rallentare, sì. Ok. Oh, porco! Ok ragazzi, il famoso episodio su Idiots on the Road è arrivato, lo aspettavamo proprio con ansia e si è presentato. A Verona mi porta. A Verona e io dov'è che devo andare? Ad Ancona? Aspetta, Sì. devo guardare la mappa per capire come stiamo combinati. Verona, ah ok, Lo io devo sapevo andare che verso dovevo. Verona. Va Lo bene, dai. sapevo che dovevo rallentare. Avresti dovuto, avresti potuto, noi saremmo, ma non è successo niente di tutto ciò. Nel frattempo, Gabri, raccontaci questo fantastico viaggio che tu stai facendo dalla strada ribaltata Si vede un po' storto. al garage diretto. Com'è questo fantastico viaggio? Con quelle sensazioni proprio arcobaleniche. Sto inventando Ah, aggettivi sì, proprio. bello sul carro attrezzi. È buono. Non volevo la stessa fine di Gabri. No, perché poi. Cioè, se mi ribalto adesso, il tizio è costretto a ritornare indietro. Così ci porto tutti e due tutti in un colpo. E guadagna il doppio. Oh, che potenza ci vuole per trasportare due camion? Due rimorchi, una cosa assurda. Ma anche per trasportarne uno. Nella Cosa realtà c'è? come fanno? Cioè, viene un altro tizio No, col ma camion vuoto. il rimorchio non lo porta. O lo trainano. Cioè, praticamente si portano solo il camion. La motrice. Troppo pesante, non lo puoi gestire. Anche perché poi c'è i freni suoi, c'è tutti i sistemi suoi anche. Beh, Gabri, ti devo informare che io sono ancora vivo e sto andando a 140 all'ora. Ma sei quasi arrivato al casello? No, ancora no. Ah, a parte, ma Però ti io. mancherà. Quello è Verona, ok. Praticamente io appena superato l'uscita di Verona ti aspetto a. Anzi, no. L'uscita per me di Verona. Ti aspetto all'uscita di Verona per te. Aspetta, non ho capito. Vabbè, non importa, Ma io ancora non ti vedo nel tab, tu vai sull'autostrada. eh? Ma tu dovresti venire da qua, dal casello. Al casello. Ma io ho già superato l'uscita. Ho Hai già superato Verona. già so. Allora, io mi sono fermato adesso. Ho appena superato l'uscita per Verona, perché tanto non ci dovevo andare. Però mi sono Ma fermato. quale? Se tu esci da Verona adesso, mi dovresti trovare tranquillamente a me. Freno a mano, folle. Vediamo. E aspettiamo ancora un'altra volta Gabri. Perché si ribalta. Anzi, lo aspettiamo e penso proprio che concludiamo questo episodio perché tanto sono già passati all'incirca 10-11 minuti. Penso che basta così, così faccio video un po' più piccoli. Finalmente metto una conclusione, non che mi metto la scritta ci vediamo poi a 10 miliardesimo episodio. Ma l'hai superato il groviglio? Hai girato per l'altra autostrada? Ah, eccolo, davanti a me. Ah, ok. Sta arrivando Gabri. Io nel frattempo ovviamente ho spento il cano perché non voglio consumare Aspetta che mi gasolio. parcheggio a modo mio. No, aspetta che questo si ribalta a muro suo. Ma voglio. Sì, ci ha provato. A proposito, anche la skibono. Ui. Vedi? Cioè, Ok, proprio al al millimetro, non al posto. centimetro.
Ok ragazzi, per questo episodio è tutto, ovviamente poi continuiamo nel prossimo e niente. Quindi da Vitte e da Gabri, ciao. Ciao.